puntata, assieme ovviamente a tutti gli altri partiti della maggioranza, nella redazione sia degli indirizzi del sindaco che della mozione, che non è altro che un documento di accompagno e di rafforzamento delle indicazioni del sindaco e delle priorità programmatiche di cui la città ha bisogno. È chiaro che è molto semplice da parte dell'opposizione attaccare una progettualità che per sua natura abbraccia tutta una serie di problematiche che possono essere ovviamente sviluppate nell'arco della legislatura e che chiaramente nell'arco della legislatura sono modulabili a seconda di quelle che sono le priorità. Quindi dirò quelle che all'interno di un impianto ampiamente condivisibili sono le priorità secondo il nostro gruppo. Io credo che giustamente ai primissimi punti è stato messo la tutela dei ceti più deboli, delle situazioni socialmente più deboli davanti ad una situazione straordinariamente drammatica così com'è quella della crisi. È vero che Ancona è una città che, vivendo moltissimo di terziario pubblico, ha tantissimi stipendi fissi, ha tantissimi posti di lavoro a tempo indeterminato, quindi in qualche modo, grazie a questo grande ammortizzatore sociale, tra virgolette, patisce la crisi forse un po' meno di altri settori più vocati all'impiego dell'imprenditoria, settori però tipo la Valdesina che hanno altri tipi di ammortizzatori sociali come le famiglie rurali. Quindi noi abbiamo molto apprezzato che tra i primissimi punti sia stato messo quello del sostegno alla crisi nei confronti delle famiglie, nei confronti della piccola e media impresa e quindi la tutela e la creazione del lavoro. Come? È chiaro che dovremo reperire fondi sia per aiutare quei lavoratori, quelle famiglie che a causa dell'abbassamento del reddito si vengono a trovare in crisi, sia per aiutare a non licenziare quelle piccole e medie imprese che devono resistere ed uscire dalla crisi conservando quanto più possibile